energia. 1, 2, 3, un bel applauso. Salvatore Fuda, sindaco di Gioiosa, tessuto importante, tessuto sociale del suo paese. Stasera il primo lustro di questa associazione che gioca un ruolo fondamentale qui a Gioiosa. Sì, è il quinto anno di attività di una delle associazioni più attive, soprattutto in campo, nel campo della difesa dei diritti delle persone, in questo caso dei diritti degli ultimi, che sono le persone che hanno questo disagio. Dallo stesso nome, comma 3, sta ad indicare appunto il target in cui si rivolge questa associazione. Ha animato in questi 5 anni tutta questa parte dove spesso i comuni e gli enti locali non riescono ad arrivarci. Ci sono le associazioni che attraverso appunto questo principio di sussidiarietà orizzontale, in cui non, dove non arriva il comune, in qualche modo l'associazione, le reti devono metterci una pezza, e noi siamo contenti di collaborare, di sostenere realtà, in questo caso come comma 3, ma anche realtà diverse che possano in qualche modo recuperare e ricostruire un tessuto sociale, come ben detto, che è bisognoso di questa forza e di questa proposizione. Allora, 5 anni, un lustro, auguri intanto, bellissimo traguardo. Sì, effettivamente sì, emozionante, però siamo veramente soddisfatti. Senti, ti ricordi il primo giorno quando hai cominciato? Com'era questa avventura? Effettivamente sì, e lo ricordo pure bene, anche perché, come dicevo l'altro giorno in un'altra intervista, ricordo che io mandai un comunicato a voi, a Telemia. Però dice: signora, il Mazzaferro, il direttore, se non viene lei a illustrare, magari non è la stessa cosa. E ricordo l'ansia, l'emozione, la paura, le difficoltà, però ho preso coraggio e ringrazio Dio veramente di averlo avuto, questo coraggio, no? Di iniziare, perché oggi, ecco, siamo questa bella realtà. Senti, cosa prevale in questa realtà? La presidenza oppure la mamma? La mamma, sicuramente la mamma, perché poi alla fine qualcuno mi diceva: come sono stati bravi i negozianti, hanno dato tutto. E dici: l'hanno fatto in maniera, sì, perché adorano questi ragazzi, i loro problemi, e quindi la gente, quindi diciamo, prima di essere, ecco, presidenti siamo mamme, anche perché dico io, la forza che il Signore mi dà veramente per fare tutto in maniera impeccabile. E sostenere la mia famiglia, 4 figli, l'associazione, dico veramente che ci deve essere un amore smisurato, altrimenti non avreste proprio la forza fisica di farlo. Senti, il futuro di comma 3 dove va? Allora, il futuro di comma 3, il primo passo, il primo progetto sarà quello che da qui a Natale ci trasferiremo nella sede nuova, grazie al comune di Gioiosa Ionica e grazie a Città Futura che ci ha sostenuti, e quindi sarà il primo traguardo. Ma noi non vogliamo questo, noi vogliamo arrivare, arrivare più in alto, cioè avere proprio una casa famiglia qui da noi. E io dico grazie anche all'assessore Federica Roccisano, che ci sta lavorando bene, ci sta vicini a tutte le realtà sul sociale. Penso che ora è il momento di costruire. Senti, quanto è importante far interagire queste straordinarie persone che sono diversamente abili con le persone normodotate. Diciamo che loro hanno una sensibilità straordinaria, a volte pecchiamo noi, nel senso che sottovalutiamo le loro potenzialità. Basta comunque, voglio dire, venire qua quando siamo martedì e giovedì e vedere come è più facile, voglio dire, stare con loro, vivere con loro, che io dico basta tanto amore e poi tutto è facile, cioè non ci vogliono grande, basta amarli, crederci. Senti, cosa hai oltre all'amore di tua figlia da loro?
io ho tutto da loro, perché comunque per me è stata una scelta di vita. No, io sono operatore sociale, per me, voglio dire, ho lavorato 10 anni in questi centri, molti di questi ragazzi sono pezzi della mia storia di vita vissuta e loro sono tutto per me. Io ho fatto delle scelte importanti nella mia vita personale e loro sono, devo dire la verità, al secondo posto, oltre alla mia famiglia. Grazie.